Salve lettori, siamo qui a Chianciano con la mia amichetta Katia a parlare, che vi saluta tra l'altro, vero Katia? Ciao! Saluta tutti i lettori con allegria e con amore, cose che la contraddistinguono. Si parla tanto nel nostro paese in questi giorni, anche con lo stimolo del congresso di Verona di diritto alla vita e io aggiungo di qualità della vita. Ne riparleremo anche domani. Oggi parliamo di una cosa che in qualche modo è una specie di premessa a questa discussione ed è quella dell'importanza della prima notizia. C'era mio nonno giornalista che un giorno tornava da New York e portando un'enorme valigia, un baule che è rimasto nella nostra famiglia, sbarcò e si fece portare questo valigione e chi lo portava a pagamento disse: «Ah, dottore, ma che c'è in questa valigia?» E lui disse: «Dei libri e dei giornali». E questo che portava il peso disse: «Eh, dottore, e gli chiacchiere pesano». Eh sì, le parole pesano tantissimo e pesano soprattutto per chi è malato, i suoi genitori hanno la prima notizia. Io sono un fissato per come si dà la prima notizia. L'ho data tante volte in 40 e passa anni di professione. La notizia non cambia il carico di problemi che la malattia o decisioni ancora più impegnative legate alla vita e alla morte nelle malattie genetiche, nei tumori, in postumi di incidenti possono dare. La notizia in sé non cambia, ma modifica la percezione delle persone care o della persona stessa che le riceve, la percezione psicologica e affettiva. Quante volte ho sentito dire, anche i genitori della mia amica, dagli stessi medici, assistenti sociali, era meglio che lei non fosse nata, questa notizia non te la possiamo ancora dare o viene data in un corridoio per dire tuo figlio non vedrà mai, tuo figlio peggiorerà sempre, o come hanno detto a mia mamma e mia nonna: Antonio non camminerà mai, non parlerà mai, non sarà mai inserito nel mondo. E anche Antonio, cioè io, facciamo gli scongiuri. Per alcuni medici era meglio che fosse nato morto. Per fortuna, ripeto, non è così. Che cosa voglio dire? Che mai come la deontologia professionale, ma anche la psicologia, l'affettività nel dare la notizia determina, come dicevo, l'atteggiamento dei genitori, capire il percorso che bisogna fare. È un po' come quando ci si innamora, che il colpo di fulmine determina gli anni successivi. E anche questo della prima notizia è un atto d'amore, perché, ripeto, determina l'atteggiamento di chi caro riceve questo. È un atteggiamento col conforto del sapere, è un atteggiamento che può avere in sé il seme del rifiuto. Qual è la proposta che faccio io e la stessa testata che ci ospita? Quello di stimolare i medici ad avere più cura della prima notizia. Non dire sono rigoroso, freddo e devo dire la verità. Certo che la verità va detta, ma va detta in un certo modo, che deve essere scientifica, rispettosa, dolce, richiede tempi giusti, luoghi giusti, parole corrette, dove a rigore si accompagna indispensabilmente l'affettività partecipe del tecnico alle persone a cui deve comunicare la notizia. Se non ce la facciamo, come ho già proposto tante volte e riproporrò
attraverso le nostre pagine web del Corriere Quotidiano uno psicologo, una persona che in una stanza adeguata possa fornire accanto alle notizie indispensabili quel corollario, quella cornice senza la quale a danno, quello di una notizia che in ogni caso provocherà sofferenze, il danno della non accettazione per un atteggiamento primitivo e inaccettabile. Davvero, le chiacchiere pesano, ma possono fare male o bene a seconda se vengono date con brutalità o con il cuore. Salve.